Eccoci qua, un buongiorno a tutti, buon venerdì, ancora un venerdì di biliardo, un venerdì dedicato alle terze categorie che iniziano oggi il loro cammino, cammino che si concluderà anche per loro domenica con la finalissima delle terze categorie. E invece, oggi giornata dedicata e con i riflettori puntati su una categoria che ha visto la sua creazione, ideazione l'anno scorso, la categoria dei Signores, quindi gli over 65 anni. Non vi tradisca questa cosa, perché tra questi Signori ci sono giocatori di assoluto livello. E proprio uno di questi signori ve lo stiamo per mostrare sul biliardo televisivo in questo incontro valevole per le, ancora per le qualificazioni, siamo giunti nel tabellone a che punto Mirko Bianchi? È un ottavo di finale e a contendersi il, il posto nei primi otto d'Italia dei signores c'è... Cioè un ambasciatore del biliardo italiano e sto parlando di Giorgio Colombo. Tante volte campione italiano, Giorgio non ricordo, me ne perdonerà quanti titoli ha vinto, sicuramente due acuti, quasi acuti nella sua brillantissima carriera, due volte vice campione del mondo. Nel 1989 a Chiasso, cedette il passo ad un giovanissimo, allora 27enne, Gustavo Torregiani, che per la prima volta si presentava alla ribalta del biliardismo mondiale, si ripetè... Dopo qualche anno, era il 1995, eravamo a Fiuggi e dovete cedere il passo in finalissima con sua maestà, allora Leroy Gustavo Zito, quindi non gli è andata proprio bene nelle finali dei campionati del mondo, ha trovato due dei più grandi di tutti i tempi. A commentare con me questo incontro, arrivato con palese ritardo e giustamente va detto in diretta in modo tale che tutti si rendano conto quanto è uno scanso fatiche Nicola Biondi. Sono arrivato in modo precisissimo Gianluca precisissimo. Eccolo qua, guardate il viso rilassatissimo. O... Tra l'altro guarda, ho, ho ritardato. Anche se poi alla fine sono arrivato precisamente per l'inizio di questo ottavo di finale. Intanto ci siamo persi, però la garuffa da 60 di lo perlomeno l'abbiamo visto solo nella parte finale la presentazione di Colombo a questo ottavo di finale però ti dirò che ci ho messo mezz'ora dall'albergo a venire qua perché molte persone mi hanno fermato nel corso tra l'altro mi ha, mi per ha fermato picchiarti? no, no, no <ride> Ti porto i saluti di tanti appassionati, oggi ci sono, ci sono in gioco le terze categorie e tra l'altro ne ho accompagnati anche un paio giù eh, che è la loro prima esperienza, tra l'altro è, è un signore con cui ho giocato su Biado Televisivo a Spoleto, eh, Ricci. Ricci, non eh, si ricordo. Eh, che era la prima volta che veniva qua a giocarsi i campionati italiani, quindi era molto emozionato. L'ho oh, accompagnato giù, gli ho fatto vedere un po' l'ambiente, gli ho fatto vedere la sala eh, che è stata allestita per l'occasione eh, sopra il, il Palaio, al Palazzo dei Congressi. Insomma, gli ho fatto un po' da guida e ho ritardato un po'. Ti chiedo di scusarmi umilmente, anche se ripeto, dopo che hai finito di parlare, io ero qua accanto a te. Cioè tre minuti, quasi no, per giustificare il fatto che sei arrivato in ritardo. No, ho capito. Però per dirti l'emozione di qualcuno che ha l'esordio. Benissimo. E però non abbiamo presentato Giorgio Colombo. Si presenta davvero da solo. Vincenzo Boccia, boh, mm, Buona vocale. Che si compra la vocale. <ride> Vincenzo, Vincenzo Boccia che è tra l'altro un dirigente della federazione, è il presidente della regione, regione Campania. Campania, quindi giocatore di prima categoria, iscritto al CSB Giacomo Leopardi di Napoli. Tresponde di calcio per uh, Vincenzo Boccia. Non semplice, in posizione di snooker cinese. Ciao, soci, i veri vincitori siete voi. <ride> sì, una foto. <ride> sì. troppo, troppo gentile, ma sì, alla fine sì, eh? Eh abbiamo beh. dato forfait. I veri vincitori siamo noi. Troppo gentile, vediamo chi sono e con che stecche giocano questi giocatori. Vincenzo Boccia non è, è un un giocatore professionista, non so che attrezzo usi, sicuramente Giorgio Colombo. Invece ha uno sponsor, è Maio Bergomi, eh, che produce splendide stecche da biliardo vicino alla sua sala, San Rocco al Porto, nella immediata periferia nord di Piacenza. Sono stecche artigianali da poco tempo sul mercato. Veramente belle. Hanno scelto anche uno, un valentissimo portacolori. Accompagnato da Carletto Di Omaiuta, da Rossano Torre e da Carletto Di Renz. Spondabilia per, per Boccia che non riesce ad aprire la biglia di Colombo allora capiamo il perché stiamo facendo confusione perché sennò <ride> pensano che i commentatori siano diventati timidamente dislessici allora voce vocia, vocia eh, <ride> Umberto. Umberto è un master eh, toscano toscano parliamone è un, è un master di, che vive in Toscana di origine, origine campana di Pompei se non sbaglio Umberto quindi ci confondiamo un pochino perché siamo più pratici nel dire il cognome che pronunciamo più spesso. Eh, con le giustificazioni abbiamo finito stamattina. Eh? Sì, anche se ti ripeto, non ho risaddato. assolutamente. 3 di calcio diciamo per il Campano i tempi. sul largo del castello, non si salva ancora. Buon gioco, Giorgio Colombo. Avanti 128 a 16 in questo primo incontro, vi ricordiamo la formula: si gioca alla goriziana semplici e doppi 2 su 3, quindi il Pulcinella, come si dice alla toscana, ai 400 punti. Striscio per Giorgio Colombo, 18 punti per lui. Parabola per Vincenzo Boccia a cercare di creare uno spondeviglia qui finirà rovinosamente a bere eh C sì, un inizio un po' difficile per, per Boccia eh. tanti nomi già in fondo nella, nel tabellone dei dei signores c'è cioè in pista Silvano Cicuti eh, Giampiero Rosanna in uno scontro con De Feudi Spantaleo ha avuto la meglio Meritate le dirette dai, ci siamo già stati. Abbiamo, ci hanno già dato, dato merito. E poi dicevamo dei giocatori ancora in pista c'è Giovanni Cioffi. E poi non ricordo. E poi non ricordo adesso il nostro. Eh. Allora che facciamo no, una cosa: nomi, eh? Mirko Bianchi, <ride> ci, dai, ci dai il, il, il tabellone, tabellone a video? Ti riesce? Tre sponde di calcio di parabola con la palla avversaria, la palla battente nel castello. Praticamente, eh. che meraviglia. Eh, Giorgio Bollo. Allora, allora falle, falle tutte, tutte parti. Che giocatore. Giorgio Colombo reduce tra l'altro da una Fibis Open se ti ricordi a Cusago dove partendo dalle selezioni le mise dritte quasi tutte perse per entrare in semifinale con Fabrizio Bego. È vero, sì, adesso mi ricordo, giocava sul biliardo nella sala in angolo, sì. sì. Una prova maiuscola per questo giocatore che eh, non ha bisogno di molte presentazioni. Eh, eh. No. O perlomeno una presentazione molto lunga per tutto quello sì, no, no, che no, ha no. fatto nella, nella sua carriera biliardistica. 2.38-34 si va ai 400, si sta giocando a semplici e doppi, proprio la stessa specialità e eh, con la stessa formula del Grand Prix di San Benzane. Formula apprezzata, tra l'altro, le partite non sono state eh, molto lunghe, sono state quasi tutte partite. È stata modificata dallo scorso anno perché lo scorso era anno i 300. era i 300, era i 300. Sì. fin troppo corta probabilmente. E qui un infortunio per Boccia che lascia un tiro di fisso abbastanza agevole. Eccolo, eccolo qua il qua. tabellone intanto, parte sinistra del, del tabellone Alta, Ricci Casarotto e Cioffi Poggi, quindi un, uh, un derby lombardo che sta andando alla bella, sotto Bignotti, Silvio, prima categoria Contro fortissima, ha vinto, ha vinto una bella partita Bruno Bardelli, perché Bignotti è non davvero sì, è un giocatore... Beh, si sì, datato come sono un po', tutti il derby di cui vi accennavo prima tra Rosanna e De Feudis, che ha visto prevalere il primo per 2 a 1, quindi un quarto di finale della parte sinistra del tabellone c'è già quello tra Bardelli e Rosanna. sì, sono, mi, sta, mi sta chiedendo Mirko Bianchi in cuffia se sono parenti i due De Feudi, sì, sono, sono due fratelli, mi ridai il tabellone che almeno termino la parte, la parte di destra parte alta a destra l'incontro che vi stiamo raccontando contro il vincente tra Liperotti e Manna che se non sbaglio è di Aosta quindi il sì. giocatore di casa Liperotti era un grande socio di Carlo Cifarà, è lui di Carlo Cifarà, è proprio lui Torinese. E, esattamente, scuola torinese pura per Antonio Riperotti. Nella parte bassa un altro bell'incontro incontro tra Grazzini e De Feudi si ha visto prevalere Ivo Grazzini e tra Greco e Cicuti vince il dottore, quindi uno splendido secondo me quarto di finale tra Cicuti e, e Grazzini. Grazzini. Ivo Grazzini mi sembra sia di La Spezia. Giusto? Ivo Grazzini è di Savona. Di Savona già campione italiano di prima categoria a metà tardi anni 90, ma Ivo Grazzini è un giocatore di livello assoluto, è il caposcuola della, della scuola savonese e di quella zona della Liguria dove tra l'altro non c'è una grandissima tradizione ma sono venuti fuori dei gran bei giocatori dalla sua, eh, dalla sua scuola sto parlando dei Gianluca Paolino, di Filottino, di Stefano Tognetaz che se giocasse a biliardo sarebbe veramente unir, un'ira di Dio sì. e eh, un altro giocatore è Davide Vico che per un certo periodo di tempo i due Vico, Davide e Dario Vico, sì. Per un certo periodo di tempo Davide non ha giocato e è ritornato, è ritornato ora a frequentare il circuito Fibis Open e Fibis Pro. Insomma, anche quella parte della Liguria, vi dicevo che ha una tradizione prettamente boccettistica. Sotto la guida del papà spirituale Ivo Grazzini, è venuta fuori con dei giocatori di assoluto livello. 288, Giorgio Colombo, 70, Vincenzo Boccia. Comunque il più talentuoso, penso Tognetta, cioè. Sì, Stefano Tognetta. E infatti, non a caso il, il soprannome che gli abbiamo affibbiato anni fa, una quindicina d'anni fa, era Filottino. Io mi ricordo Tognet, in un campionato italiano di prima categoria dove si classificò al terzo posto. Eh, adesso non mi ricordo chi fu a sconfiggerlo in semifinale. Non terzo, non terzo, quinto ha fatto. No, fece terzo e passò a nazionale. Ha eh, fatto quinto, nel 2003. Fecero no, no, più avanti, più avanti, più no, avanti. lui è passato a nazionale nel 2003, lo stesso sì, anno poi ha ripreso ripass... a giocare. Sì. e non è più ripassato. No, 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 assolutamente. È ripassato. Sono sicuro. No, eh, ci potrei giocare quello che vuoi Giorgio. Davvero? Sì. Perché quando cominciai io a giocare la, la BTP, intanto Giorgio pennella questo Spondabilia eh, grande, vabbè. biondi con la camicia è molto elegante: eh? sì, biondi con la camicia con è molto la, elegante: con una fruit verde. Insomma, vabbè, allora, a parte facciamo che facciamo il verde facciamo. militare, quest'anno è il colore che va: ah, moda. è il colore: eh? poi Occidente. tra l'altro, se vuole, ho, ho passato tutta la mattina perché non riuscivo a trovare un eh, come si dice uno schermo adeguato, ton su ton del Gear Se lo vuole inquadrare, con i bianchi, l'ho trovato. <ride> eccolo qua, vedi, ho trovato l'abbinamento il... ah, giusto l'abbinamento giusto cioè mia moglie si mi sta due, ascoltando si, due si strappa, però. ma cosa ha staccato qua? mamma mia <ride> lo rivediamo un attimo per, al di fuori del tiro che non ha prodotto il pieno sul castello è la qualità esecutiva guardate dove era la palla avversaria riuscita. A questa assomiglia a fare tanto allo sfaccio di, di Matteo sì, sì, con esatto. Andrea Cuarto Matteo l'aveva più angolato, quindi era più facile trasportarlo. Facile, insomma, di facile non c'era niente. Era, diciamo, leggermente più possibile trasportarlo. Però ti dicevo, Tognet, nel 2000, mi sembra, 9 o 10, eh, tornò nella categoria dei nazionali, però non partecipò alla BTP. Allora BTP, non si presentò mai alla BTP e poi... Chiaramente retrocesse dopo la terza prova. Sì, diciamo che a Stefano ha difettato sempre un pochino il carattere, non si è applicato più di tanto. Ma dal punto di vista della, della colpitura dei mezzi tecnici, era un'ira di Dio. Ok, eh, qui. Posso che almeno lo salutiamo, qui Lucio Rizzi che insegna eh? perché il mio compagno del, dei principi del biliardo commentava sempre con il PC per andare a cercare le informazioni. E eh? Nicola Biondi anche lui ha trovato la classifica dei nazionali 2004-2005. Ma guarda là, quello lo conosco, quel campionato lì lo conosco. Vediamo eh, se Nicola Biondi troverà Stefano Tognetaz che anno è questo che stai guardando 2008 2008. Non, non ero nei giochi, non ero ancora rientrato. 382 Hai trovato una partita curiosa tra cura. Sperti, tra Giovanni Sperti e Bertolini, Stefano. 3-0 per Giovanni. Perché il nostro procuratore, tra le altre cose, gioca anche bene a biliardo. Intanto la partita, questo set perlomeno, non ha più molto da dire. Nettamente avanti Giorgio Colombo, 382 a 76, si attende soltanto la naturale conclusione di questo set, a meno che non parli Mirko Bianchi. Sì, diciamo che Mirko Bianchi ha quasi il 100%. Eh. Sì, Mirko Bianchi potrebbe fermare un freccia rossa in corsa con un pronostico. Come è riuscito a fermare ieri ieri sera sono stati bellissimi fuori di microfono gli auguri fatti proprio alla coppia su Massagnella allora guarda Gianluca addirittura non era il 2009 ma era il 2013 ho trovato un girone eh, dei nazionali in cui Tognetaz era assente guarda eh sì. Imperia assente giocava contro Ricci e Ricci chiaramente passò il turno. Non è dei nazionali però. Non è nazionale, infatti. Perché nel 2013 giocavamo, giocavamo già... Non eravamo più in 64, ma eravamo in 48. Quindi non ci possono essere gironi. Cioè, giocavamo tra di noi. Ora scelgo mezzo. E intanto Giorgio Colombo, con questa conclusione, fa suo il primo set... 1-0 per il milanese. Eh, finché non lo trova. <ride> Saremo orfani di commentatore. Ci stiamo. Siamo, diciamo, alla discesa finale. Nella giornata di domani. Tra l'altro chiedo, chiedo ausilio al, a Mirko Bianchi, eh, domani la giornata sarà dedicata essenzialmente, se non sbaglio, alle terze categorie e basta. Mirko Bianchi? Non c'è, è uscito un attimo. Quindi alle terze ah, categorie. Eccoli il post che volevo. 7 luglio 2009, insieme a loro salgono di categoria i semifinalisti Giovanni Albano e Stefano Tognetta ha avuto ragione Nicola Biondi, hai visto? Aveva fatto terzo a un campionato italiano. E nella stagione 2009-2010 Tony in terza era nazionale. Ma non si presentò mai a, a giocare la BTP. Intanto un'altra perla di saggezza del nostro Paolo Marcolin che risponde: Ma a biliardo o a Carling? Gli dici qualcosa tu? Riferito a? nonostante tutto non mollate grazie se dispiace fate quale, al post di Saviola penso e lui risponde ma a biliardo o a carling sempre, sempre. sarcastico Marcolin, eh? e sarcastico è un complimento <ride> <ride> Un sarcastico è quello che gli possiamo dire in diretta. Sì, anche perché siamo assolutamente <ride> fuori dalla fascia protetta: sono le 12.25. Se ci rimandi un messaggino stasera, sul tardi, ti rispondiamo meglio. Paolino Grande Paolo Marcolin, tornato nella categoria di sua competenza. I professionisti. Un saluto anche a Dettore Zubani. Autore come Fabio, con Fabio Bardon di un bellissimo libro che si chiama Le sfumature della mente in un colpo di stecca. Allora sì, perché me l'ha detto rispondo a Cesare ancora. L'ora di inizio tra Rizzo e Infortuna la convocazione per i due giocatori alle ore 11, quindi eh, 11 considerata la prova biliardo, io penso intorno 11.30-12 lo start della, della finale dei nazionali. Comunque, prima dei nazionali c'è la prima categoria, alla prima categoria eh, mi dicevano era alle ore, alle ore 15. Ah, quindi sono un po' cambiate, allora facciamo così per non dare... Dimmelo piano, allora, prima, la sequenza di domani ce la fa sapere adesso Mirko Bianchi, in modo tale la possiamo comunicare con una certa ufficialità, o almeno un'ufficiosità a percentuali alte, ve la diciamo subito. 56 Colombo, intanto... Ancora zero voccia in questo secondo set. Concede 4 punti al fuoriclasse Lombardo. Calcio di candela per Giorgio Colombo. Misura di, toccata di leggero effetto. Altra bella esecuzione era Colombo fino a questo momento ordinatissimo. Guarda tra l'altro Gianluca che stagione era quella lì in cui Tognettaz ha, ha, ha passato alla categoria dei nazionali. Era l'anno eh, 2008-2009 in cui Giorgio Colombo vinceva il titolo italiano di prima categoria in finale su eh, Stefano della Torre e fu una chiusura davvero curiosa quella, non so se ti ricordi, eh, perché a no, Della Torre 2008-2009 e eh, a Della Torre mancavano solo due punti, mentre a, a Giorgio Colombo ne mancava sette. Aveva questa raddrizzata con davanti il pallino cioè in seconda battuta il pallino diciamo che copriva il filotto quindi dopo aver studiato a lungo la conclusione eh, Colombo decise di, eh, di tirare sul pallino solamente è successa una cosa molto curiosa che praticamente dopo aver preso la sponda corta la biglia saltò da sopra il pallino fece il filotto, filetto. fece addirittura 15 di 4 passate ah bellino senti là allora mi dà informazione il nostro regista Mirko Bianchi, la sequenza con partenza intorno alle ore 10 se non sbaglio domani, eh, domenica mattina per le eh, dirette. Allora avremo la prima finale trasmessa quindi alle, alle ore 10 delle seconde categorie, a seguire la finale dei nazionali, poi ci sarà una, una pausa per le premiazioni, nel primo pomeriggio quindi... Uh, entreranno in campo i master poi le prime categorie ancora pausa per la premiazione e a terminare la giornata la finalissima del femminile e l'ultima quella delle terze categorie così ci è dato sapere dalla direzione di gara striscio senza effetto per Vincenzo Boccia intercetta la palla sullo scarso, apre le biglie in difesa, forse preclude a Colombo la strada naturale, quella della mezza garuffa. E Colombo andrà quindi o di 3 o di 5 di calcio in quella posizione. Meglio le tre sponde: 3 sullo strettissimo. Un'uscita a 4-5 punti dall'angolo. E ancora a segno Colombo. Un'ottima esecuzione. 20 punti per lui. Per adesso non sta facendo un giro a vuoto Giorgio. Sempre delicata l'esecuzione sullo stretto, la forza deve essere molto diminuita per poter quadrare anche la posizione in difesa. Non si salva Vincenzo Boccia, giro a disposizione di Colombo, vediamo come tratterà questa posizione, la gioca a rimanere sulla sponda lunga. E è una gran bella esecuzione anche se non ha prodotto realizzazione sul castello trova ottiene cerca e ottiene la steola tre sponde di calcio per boccia ottimo l'ingresso per il napoletano allunga le biglie vediamo se qui Giorgio potrà ricavarne uno sponda biglia certo siamo davvero al limite non c'è margine d'errore, deve mirare quasi la biglia. Eh, qui era difficile far uscire questa sponda biglia. Buon per lui, che le biglie si sistemano parificate esattamente tra il primo e il secondo diamante, alle lunghe opposte. E cerca di calcio dalla corta Boccia ah, deve forzare qualcosa di sponda per cercare di fare un po' male a Giorgio Colombo per adesso assolutamente tranquillo ed in controllo su questo match ha vinto Cioffi, rimonta Cioffi vince su Oggi, entrambi ex nazionali. Cioffi anche campione italiano della categoria dei nazionali qualche anno fa, anche erano questi anni, 2007-2008 se non sbaglio. In finale con Antonio Girardi, questo lo ricordo. Angolo per Giorgio Colombo che si trova già avanti in modo consistente, e conta i giri anche a questa, Giorgio. Leggermente stretta se vogliamo, ma sempre proprio... in copertura. Sì, ma proprio se vogliamo trovargli un difetto la eh sì, prossima volta. Fai 18. Perché se non nascim bene, ti, non è contento. Ti sgrida. <ride> che giocatore, Giorgio Colombo ha Raccolto meno della, delle sue potenzialità per le sue potenzialità al biliardo. Io ero presente nell'89 a Chiasso quando perso la finale con Gustavo Torregiani e avevo il magone per lui. Anche se non che successe qualcosa, ma gliele fece davvero tutte, Gustavo. uno sconosciuto Gustavo Torreggiani allora che però aveva una cosa che il facile quindi filotto giro sponde palla candela non lo sbagliava mai il tiro in cui mi ha sempre impressionato di più è lo sponde palla. lo sponde palla sì sponde palla garuffetta pensa avuto la fortuna di giocare una finale di batteria qualche anno fa con lui a, a Vicenza al campionato italiano ACS organizzato da Flavio Ballotta nella, nella sala di Alta Villa Vicentina Ma da stranamente arrivai anche alla Bella giocando Benino eh sì, perché... non è so, che perché se non giochi bene alla Bella facciamo ancheissimo anche esatto e nella Bella mi tiro fuori tre sponda palla da, da, da starlo a guardare Insomma. In tutte le posizioni a tutte le altezze. Eh. Tra l'altro. Non quelle vicine al, all'angolo che è abbastanza... Non semplice ma insomma fattibili. Ecco. No, no, quelle, quelle, quelle brutte che, da ricavare. Che pensi magari di non perdere per forza tre birilli. Ecco. Appunto. Tra l'altro... uno mi fece anche 10 Con <ride> lo sbirillino. Esatto. Bene. Tra l'altro, eh, parlavamo del campionato italiano ICSI, Il campione italiano dei professionisti, Matteo Gualemi, è anche campione italiano ACS in carica. E quest'anno l'ha vinta Matteo. Ci possono essere annate peggiori al biliardo eh, rispetto a quella sì, di Matteo. Diciamo che Matteo quest'anno si è dato molto da fare. Eh. Sì, eh, i, i dominatori della stagione. Sicuramente Andrea dove, IV, sono, sono ah, lui Andrea a quarta. a quarta, sì quarta campione dei principi del biliardo in finale con Matteo si sono semplicemente scambiati i ruoli nella finale. Sì, poi si sono spartiti tra loro anche molte gare nazionali. E... No, lì forse quest'anno ha vinto qualcosa di più Matteo, come lui, eh, quarta ha vinto nella, eh, nel finale di stagione tanto, ha vinto il Campomarte, ha vinto i due Memorial di, di Nestor Gomez, quello a Rivalta Bormita, se non sbaglio. No, ad Aquiterme, scusa. Ad Aquiterme, sì. E quello mm, a sesta stagione ha vinto molte più gare nazionali Matteo, sì so che diciamo Te ha fatto 7-8 primi di fila. Sì. Se non Beh, insomma, sono loro i dominatori sì, di questa stagione, stagione indubbiamente. E mi permetto di dire sono loro i più forti giocatori in questo momento. Sono d'accordo. Chiaramente poi è, va a momenti, lo stesso quarto in un'intervista ce lo disse, non ci dobbiamo dimenticare degli agnello, non ci dobbiamo dimenticare dei maggio che eh, chiaramente a seconda dei momenti possono scambiarsi le posizioni di leadership, ma i quattro più forti giocatori del mondo sono loro con un gradino... Troppo alto rispetto agli altri, anche se io ne attendo due uno lo attendo l'anno prossimo, ma bene. no, lo, lo attendo <ride> a fare i gelati l'anno prossimo, no, no, non è una battuta. Io sto aspettando il ritorno di Daniele Montereali perché Daniele Montereali se si ricorda qualcosina, anche però mh, il nostro Gibe Paolo. Segnala Paolo Marcolin, segnala Paolo, ci Paolo, Marcolin. Ci Paolo Marcolin. Che sicuramente ci starà ascoltando. Sì, sì, era in linea, farà i debiti i scongiuri. Mi immagino e do qua dove è passato, e qui <ride> non c'era posto con eh? il pensiero. <ride> ha spostato il pallino e poi l'ha rimesso lì. Non c'era mica posto per, per fare questo tiro. Tra l'altro, questo campionato, vedendo giocare anche questi signori a questo livello, è, è un bello spot no, per il biliardo. Perché eh, mi ripeto, partecipano al campionato signore gli, ult gli ultra 65 anni. Io, a me è un campionato che dà speranza, perché insomma, non penso assolutamente a 65 anni. Spero ancora di commentarlo. Dai, diciamo così, ma giocarlo a questi livelli poi. Tra esattamente 20 anni, eh? cioè, Luca, nel 2038, sì, quando... Quando, mio figlio, quando mio figlio, quando mio figlio, vincerà il campionato italiano di Prima Categoria, tu parteciperai al campionato seniore. Sì. Guarda, io spero perché l'unica cosa mi devi io, mi io devi... spero di più in Lorenzo, che vinca il campionato di Prima Categoria, non tanto, <ride> tu che giocherai il campionato seniore. Sì. L'unica cosa che mi devi promettere è che al bambino non devi dire nulla. E gli devi soltanto dire come ti ho insegnato? Parla con zio Gianluca, come dici tu zio? Eh? Esatto, parla con zio Gianluca, ci penso io. Non, perché se mi prende i vizi, <ride> chissà se è chiarina. Non la faccio diventare una cinzietta. Dice sempre papà Biaddo, speriamo che ne abbia voglia anche lei senza molte pressioni oh eh? cioè, no, no assolutamente. Quello, assolutamente. io ho già messo il poster del biliardo quando appena gli faccio la cameretta gli metto un po di lascia palla Vincenzo Boccia su questa due di volo veloce ancora una partita a senso unico Vincenzo che ha una prima categoria eh, di un livello assolutamente superiore a quello che sta dimostrando, probabilmente sta pagando l'emozione. è uno degli ideatori di questo, se non l'ideatore di questo campionato italiano signore, se è in diretta con noi, è Andrea Chiesura, che ha avuto una, una gran bella idea. Se, se quando... Chissà che Andrea Chiesura, oltre a, sentire, oltre a vedere questa partita, non sentirà anche l'LP da lui amato molto. Eh, tra... sì, Del nostro secondo me Enzo toglie l'audio nostro e chiaramente si sentirà la canzone gelata al cioccolato. Certo, tra l'altro, lui l'ha ideato, perché mi sembra fra un anno o due anni lui sarà. Sì, andato. sarà assoluto protagonista di questo, di questo campionato. nostro Andrea Chiesura. Però non ci risponde mai, eh. quindi secondo me è proprio sinonimo del fatto che... Che, no, che leva l'audio. Leva, 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 leva non, ci, non ci ascolta. Proprio questo, que, questa canzone di Pupo che va in loop. <ride> sì, ce l'avrà anche come soneria del telefono. Sicuramente. <ride> Sicuramente. E noi siamo controllati, controllati a vista dal nostro... CT che è qua con noi, il Citi della nazionale Stefano Gibertoni, sempre sul pezzo come si dice a, a Milano. Si difende bene su questa due sponde, Vincenzo Boccia, Giorgio Colombo sembra orientato per la bricolla di tutto effetto ad affondare le biglie di mezzo effetto la fila. mi sembra eh, se la batte lì e la gioca di mezzo effetto ah. il biliardo è rotondo mi sembrava una battuta un po' più interna rispetto a quella simpatico simpaticissimo la scimmia guarda e sono, e sono solo le 12.42 42. No, ti devo e far... manca ancora quante ore alla fine di questo San Vincent? Eh, parecchie di calcio. Boccia non si salva, Candela con avversaria sull'acchito del pallino. Uno dei riferimenti di questa esecuzione. Giorgio Colombo tirerà la misurissima probabilmente. Ottima questa candela di Giorgio Colombo che conserva la sua biglia in una zona abbastanza inattaccabile. Eh, avevo detto giusto: ha vinto, eh, era Rivalta Bormida dove ha vinto il primo Memorial di Nene. Andrea Quarta, eh, a te, Gianluca, non, non sfugge davvero niente, eh. no, perché ho un allievo di Rivalta, di quelle zone, <ride> me lo ricordavo per quel motivo lì. Non si salva sulla successiva tre sponde di calcio Vincenzo Boccia. Adesso sfaccio... Tira la stretta. sicuramente me lo sfaccio di contenimento di una lunga sola. Invece ha tirato la stretta. La goriziana a Cose normali non è una sceltona considerando che la nostra si sì, avvicina all'angolo. l'angolo scelto che il vantaggio per, per Giorgio è davvero consistente. Questo match ha avuto poco da, da dire. Attendevo con ansia l'entrata nella chat di Stefano Bertolini che mi chiede come mai non gioco questo campionato insieme a Nicola Biondi a Mirko Bianchi, simpaticissimo, rinominato si il capellone del circuito, si sì, 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 proprio, ma li ha mai avuti i capelli? Ma questo ce lo può dire, ce lo può scrivere anche lui, direttamente ma... lui, eh, magari un... Un reperto fotografico e, la, e guarda <ride> se ce la manda, se ce la manda, ce la, la pubblichiamo sì, anche sì. in diretta. Facciamo la foto di adesso e, e la foto di quando era giovane con i capelli. Ma io ha non... detto mai, ha detto che ah. non li ha mai avuti. Sarebbe bello, però chissà. Chiedere ai nostri appassionati di mandarci le loro foto di biliardo più belle, quelle un po' più curiose, si potrebbero anche pubblicare perché no? Potrebbe essere un'idea per il futuro. Che dici, Mirko Bianchi? E qui primo errore per Giorgio Colombo perché davvero non ne ha commessi in questo incontro, rimpalla su uno sfaccio analogo a quello tirato qualche minuto fa. Chiaramente lui è, si è tenuto sul pallino, ha intercettato l'avversaria troppo grossa, ha rimpallato, concede 30 punti a Vincenzo Boccia, ha comunque è ampio il margine di vantaggio 294. 96 sta preparando una chicca eh, il nostro Mirko Bianchi Guarda, quella è una foto bellissima da mandare eh sì. Mirko guarda che i nostri, i nostri spettatori la potrebbero salvare come screenshot e usare come anti tarme anti acaro funzionerebbe bella questa candela di effetto contro di Giorgio Colombo. Guarda, approfitto perché mh, mi hanno fatto una domanda proprio in questi giorni e mi sono dimenticato di rispondere, approfitto di questo tiro per rispondere. Un ragazzo, però non mi ricordo più il nome, mi chiedeva eh, qual era la, diciamo così, Nicola, la regola eh, della candela di effetto contro. Ma, ti dico una regola di massima, dovresti cercare di creargli la diagonale del fisso, cioè eh, un errore che vedo fare spesso è di vedere, ricercare la battuta perpendicolare alla corta, che non è proprio una battuta ideale, l'ideale è qualora eh, ci sia l'angolazione favorevole, eh, cercare proprio la battuta che unisce rosso, centro, palla, corta. E poi, chiaramente, siccome è una battuta decentrata e disassata rispetto all'asse longitudinale, scaricare l'effetto massimo. L'attenzione è da avere sul biliardo nuovo, che chiaramente tende a non far rientrare la palla in effetto, e quindi diventa un po' più ostica come, come esecuzione. E tra l'altro, la chicca mi disse Carlo Cifalà un giorno che è una delle cose che lui ha appreso dal grande Ruggero Crotti, il compianto Winkler. Allievo di eh, Maestro, scusate di, di Belluta e di altri, ma Belluta l'allievo più, più famoso. E non è neanche un'esecuzione difficile. E intanto pennella anche questa, Giorgio. Eh, questa è una pennellata davvero. E chiude definitivamente giochi anche se non avevamo chiaramente molti dubbi sull'esito di, di questo incontro allora nel pomeriggio Guarda la lunga di sinistra non c'è niente se non c'è magari il birillo che gli dà fastidio no, no, magari... ma la lunga dovrebbe essere quasi del tutto scoperta eh? ce la fai vedere dall'alto Mirko Sì, infatti sì. Bah. È tagliare però esiste sì. E bravo Vincenzo, eh, comunque una buona soluzione. In caso non abbiamo sentito il pronostico di Mirko Bianchi quando è, arrivato, quando è partita questa biglia: ha detto che era corta, e infatti è, infatti è arrivata puntualmente. Allora, vi stavo dicendo: per quanto riguarda il pomeriggio, eh, ritorneremo in telecronaca con voi per proporvi con ogni probabilità. Semifinale e finale, finale. del campionato seniores. Chiaramente lo streaming sarà comunque sempre, sempre in onda e le, le telecronache, non ci saranno le telecronache, ne torneremo a con Un'altra perla di Giorgio sì. Colombo: questo angolo a parificare di mezzo colpo, di una bellezza infinita. Anche questo tiro di, di Giorgio. Quanto mi piace vedere giocare questo giocatore. Sai chi è stato il maestro di Giorgio Colombo? È no. stato Sesto Cavallari, Sesto Lourdes Cavallari, chiamato il Napoleone del biliardo, per la sua enorme intelligenza tattica. Realizza 16 punti sul traversino, Giorgio Colombo si porta 3,98. Sono oh, i due punti dalla chiusura del set e del match. Guarda, ci sta guardando anche un grande amico Maurizio Cordeschi, una delle, una delle persone più simpatiche che io conosca. E lo saluto con grande affetto, è da molto che non lo vedo. Io l'ho visto quando, sono, quando siamo arrivati, c'era. Ah io non l'ho sì, ho visto. Anche io l'ho visto giusto un secondo. Il giocatore è sempre in forma, Mauriglio. Sì, rotondo, rotondo è una forma. <ride> rotondo <è> una forma. <ride> Simpaticissimo. Lo diciamo perché sappiamo che non se la prende. Sì, sicuramente. L'Aquila? Del... Sì, l'Aquila, no? Credo di sì. Zone limitrofe, o perlomeno nelle zone limitrofe dell'Aquila. E allora a venire all'inizio di settembre dovrei vederlo perché dovrò andare proprio in quelle zone. E si congeda da questo incontro. Con una perla, sì, bravo Vincenzo! Una bellissima candela. 56 punti per Vincenzo e ha lasciato proprio quasi nel finale il suo tiro più bello dell'incontro. E qui non si fa nemmeno fatica. E qui si attende, si dà biglia si libera. libera. Ah, sì. Si credono semplici, non penso che tirerà veloce. O oh, regala qualcosa alle telecamere, Giorgio. Tira veloce. Eh. Alla fine, tanto veloce che chiude la Carambola di riunione. Guarda là, gli ha messo a <ride> <deve neanche ride> posto le biglie all'arbitro. Non deve neanche faticare l'arbitro per mettere a posto le biglie. E allora dopo questa bella vittoria abbastanza annunciata, non ce ne voglia Vincenzo, di Giorgio Colombo, tra l'altro molto in forma, noi vi salutiamo soltanto per, per, per un poco. pochino e ritorneremo in vostra compagnia e voi, qualora vogliate, con la nostra di compagnia. Farò allora cambiare Gianluca Nascimbene perché sinceramente non... sei stato molto più elegante di così. Eh? Ma vedi, io, no, io sicuramente a tua differenza non sono mai banale. E con questa chicca no, non ci posso credere. A, a dopo, ciao.